Avvento 2021, anno C. A cura di padre Tiziano Repetto. Si tratta di un tempo di preparazione al Santo Natale, in cui ci si ricorda della prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, per salvarci e al tempo stesso per prepararci ad andargli incontro nella fine dei tempi. Questo periodo segna anche il principio del nuovo anno liturgico. Il Signore verrà a giudicarci un giorno e dobbiamo essere svegli e pronti. Non escludiamolo dalle nostre vite. Sia per noi il nostro compagno di viaggio insieme alla sua mamma. Egli ci invita a restare svegli pregando. Con la preghiera diventiamo forti e sconfiggeremo il male che vuole allontanarci dalla vita vera. In questo tempo di avvento acquisiamo ogni buona intenzione ed eliminiamo ogni vizio che ci allontana da lui. Un giorno il Signore ritornerà per giudicarci. Occorre cambiare vita e abbandonare la via del male, ascoltando la sua parola e mettendola in pratica. Se saremo di buon esempio, gli altri si innamoreranno di Lui e saranno pronti ad accogliere la sua parola, che dona vita, gioia e tanta pace. Lasciamoci abbracciare dalla sua misericordia. Dobbiamo camminare ogni giorno con gioia incontro al Signore che viene. Chiediamogli che ci dia i suoi occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle. Pratichiamo la giustizia, la carità e la gioia. Di certo, entrerà nei nostri cuori. Il Signore bussa, accogliamolo nel nostro cuore. Facciamone la sua dimora. Eliminando ogni vizio e ogni peccato, andiamo nel mondo ripieni del suo Santo Spirito, ricevuto nei sacramenti, e doniamo la sua parola a chi non la conosce o l'ha dimenticata. Il tempo di avvento segna il principio del nuovo anno liturgico, un periodo di 4 settimane prima del Natale. Questo tempo inizia con i primi vespri della domenica che cade il 30 novembre o nella domenica vicina, e termina con i primi vespri del Natale. In questo periodo ci sono i segni che ci ricordano che il Natale sta arrivando. Nelle scuole, nelle case, in parrocchia si prepara la corona di avvento, il presepe, anche un albero di Natale. Tutto questo rende il sapore della festa, ma spesso questa festa viene celebrata solo esteriormente. Magari facciamo una gara per accendere la candela ogni domenica, ma il nostro cuore è lontano da Dio. I nostri pensieri non sono i suoi. Quella candela che noi accendiamo attorno alla corona non parla, è solo un segno, e allora noi diamo voce a quel segno. Ogni domenica quella luce che accendiamo risvegli in noi la parola di Dio. Solo la sua parola è luce che guida il nostro cammino. Ogni candela rappresenta una pagina del Vangelo da ascoltare e mettere in pratica. Solo vivendo la parola di Dio saremo veramente felici. Nelle prossime pagine potete leggere il Vangelo di ogni domenica, di avvento, che verrà proclamato dal sacerdote durante la messa. Impegniamoci a partecipare ogni domenica alla Santa Messa, insieme alle nostre famiglie, e invitate altri a partecipare.
Durante il periodo di avvento prepariamo un albero di Natale e li poniamo sotto di essi doni a scambiare con i nostri cari. Spesso di nascosto andiamo a scartare giorni prima il nostro regalo, perché siamo curiosi di sapere che cosa ci verrà regalato quel giorno. Poi rimettiamo tutto a posto. Ma nessuno di noi pensa al regalo maggiormente importante, e che certamente non sta sotto quest'albero. Anche in questo Natale, Maria e Giuseppe bussano alla tua porta perché ti chiedono che tu faccia posto per il bambino. Come Maria, che alza gli occhi al cielo, ringrazia il Signore per questo grande regalo, tu ci ama e ci vuole tutti quanti nel suo regno di amore e di pace. Non lasciare che la casa del bambino sia una semplice mangiatoia. Apri il tuo cuore e fallo diventare la grotta di Betlemme. Preparati in questo avvento ad accoglierlo nel tuo cuore. Apri il tuo cuore e fai entrare la luce che è il Signore. Il tuo cuore non sia triste, ma avrà per sempre la gioia. Egli è tutto, egli è Dio che è venuto sulla terra per salvarci e tornerà un giorno, egli è re dei re, e quando tornerà non ci chiederà se abbiamo fatto un bel presepe o una bella corona di avvento, ma ci chiederà quanto abbiamo avuto bene gli altri. Lasciamo entrare nel nostro cuore il bambino con Maria e Giuseppe e facciamo di esso la nostra grotta di Betlemme. E nel silenzio facciamoci istruire dalla sua parola, custodendola nel nostro cuore. Mettiamola in pratica e portiamo agli altri che non la conoscono o magari non se la ricordano. Vivi nel silenzio i giorni che vengono e preparati ad accogliere il bambino che viene. Buon Natale!